potesse essere attitudinale, devo dire che la tua risposta è nazionale. Ma grazie. 8 anni di coma per colpa vostra. Adesso mi pagate. Chiesa! È lui. Vi faccio saltare la testa. In ginocchio. Ho detto in ginocchio. Dai ragazzi, è un test. Che test? Diego si è lasciato scappare delle microespressioni di soddisfazione. Nonostante questa tenera gelosia dovuta a delle evidenti fragilità, io non credo che mi voglia morto. Quindi è un test. Oh, bravo Paolo, complimenti. Prova pronta e superata, benvenuto a bordo. Bravo. Lei è Clara, la nostra collaboratrice. Piacere. Piacere tutto mio. Tra l'altro la prossimica ai vostri corpi. Allora, dopo aver schizzato. Grande Fred, siete una bellissima coppia. In linea avanti vado col chiaroscuro che definiscono i volumi di un viso. Comunque le proporzioni sono sempre quelle da rispettare da un occhio in occhio in qualsiasi posizione. Questo naturalmente sono delle. È un po' più difficile del solito ritratto frontale. Perché è un po' visto dall'alto, però ci si può arrivare comunque sempre dividendo a metà il foglio, quindi il viso, è in tre sezioni, 1, 2 e 3, quindi gli occhi andranno sempre, la distanza di un occhio e l'altro è sempre di un occhio, nella prima sezione fronte, sopracciglio, naso, bocca, e quindi poi è semplice, la pupilla degli occhi corrisponde alla parte finale della bocca, vedete? Quindi nemmeno lo vado più a dividere il foglio, perlomeno se fate lo schema poi si cancella. Io vado direttamente e quindi il chiaroscuro anche con una semplice penna è quello che delimita e fa risaltare dai volumi di un viso. Allora. Comunque ringrazio il Signore per questa difficile prova di umiltà. Oh Signore, ci perdoni e dobbiamo delle scuse. Alleluia. E invece perché hai lasciato Clara? Era una brava ragazza, una collega leale. Lei non faceva il professorino per fare il fico. Non ero innamorato, Diego. Certo, tu con la scusa del tuo dramma infantile non ti innamori mai. Non è una scusa, però non ci riesco. Poi parli tu, sono 10 anni che lavoriamo insieme, non ho mai visto una ragazza. Che c'entri, non mi butto via, aspetto la ragazza giusta. Comunque, ti puoi fermare un attimo, Fred, devo parlare. Niente, la barba non conosco che puntini un po' più. Diego. Delimitati i danni. Invece sai che cosa odio io? Questo odio io. Ma come si fa, dico io, ad abbandonare un cucciolo così? Io non lo so, guarda. Ma stesso, che ti hanno lasciato qua? Allora vedi un po', ti porto via con me, ti libero io, via, ma ti sono un E se muore? E se resta paralizzato? Perché l'ho legato male? Perché l'ho legato male? Guarda, il tuo non c'entra niente, eh? Cioè, nel senso che ci sono nudi perfetti che si sciolgono da soli. Ma lo dico io, hanno fatto proprio uno studio scientifico. Davvero? Sì. Oh, quale dice? Ciao. Tutto a posto, non si preoccupi, ti prendo a casa. Grazie, ciao. Ci tengo particolarmente a questo ritratto che venga bene, comunque, perché chi me l'ha commissionato era molto legato a questa persona che adesso non c'è più. E tu come ti senti ad avere un nome da cane, Fred? Quindi voglio realizzare anche un dipinto ad olio. Adesso delimitiamo la palpebra morbida, che in questo caso, essendo l'occhio quasi
chiuso, quindi si vedrà per intero. Le sopracciglia. Allora, in che cosa posso essere utile, signore? No, non è per me, per un mio amico. Allora, comunque, quando si realizza un ritratto, avete l'immagine come riferimento, che io ho cancellato, ma allora andiamola a riprendere. Ok, ebbene, sempre mettersi di fronte in modo da, in questa maniera, in modo da vedere ciò che state disegnando, e di conseguenza andate a vedere se le proporzioni sono giuste. Comunque io per comodità lavorerò così. Ok, allora faccio un po' l'uno, un po' l'altro. Allora, quindi eravamo arrivati, questo è un po' più scuro, quindi vado a ripassare la penna per scurire un pochino i tratti. Ok, e niente, si prosegue così. Certo è un lavoro un po' certosino, anche un po' noioso, comunque un po' lungo, un paio di orette richiede questo. I capelli, poi sarà un po' più complicato andare a... Senta, lei che lavoro fa? Io sono un ingegnere biomeccanico. Allora, guardi, come copertura le potrei proporre un convegno a Rovigo, che è la zona più nebbiosa d'Italia. Insomma, questo dovrebbe essere, non si vede poi tra l'altro nemmeno bene dalla foto, perché è scurita. Vabbè, non ci andremo poi dopo, andando, facciamo quelli che sono i caratteri somatici del viso. Niente, magari poi quando carico il video accelererò un po' i passaggi, perché capisco che può risultare un pochino. Allora, poi comunque il chiaroscuro può essere curato, non curato, più, insomma, al momento come vi va, se vi va di essere più precisi e perderci tempo, se mentre, se invece vi va solamente di dare subito espressione e volume, magari proprio tracciare quelli che sono. No, è W Cinzia, è tipo la cappa di Baby Gay, capito? W Cinzia. E poi comunque per dare volumi io faccio un chiaroscuro seguendo proprio il verso, la rotondità del viso. Grazie, ma grazie di tutto. Ehi! Hey! Ehi! Hey! Lo vedi con te?
30 euro e trovarci. Ma ho letto sulla tua pagina Facebook che sei impegnata. Ma in realtà è diventato clamoroso e strategico. Sì, evito che poi tu mi chieda l'amicizia per incapertolarci. Guarda, non ti montare la testa perché io non ci voglio provare. Ah no? No, volevo solo sapere come stava a Fred perché sono gentile io. Allora, sei gentile, sì. Niente male. Senti, ma tu che fai nella vita oltre a giocare a bowling e fare di fine a posto? Sono una giurista. Credo nel diritto. E odio profondamente i truffatori, i frodatori e i bugiardi di qualche tipo. Tu cosa fai? Ho un'agenzia di viaggio. Io ho sempre battuto gli agenti di viaggio. Ah, oh, sì. Sì. Come chiami? Qualunque cosa. Qualunque cosa. Tanti mi chiedono, mi dicono, vabbè, ma il disegno è un dono, quindi che ci sto a fare io a provarci? Invece no, il disegno si studia, si imparano le tecniche, così come si studia la matematica, l'inglese, né più né meno. Cioè nessuno nasce col dono del, cioè, sapendo disegnare, si impara, si studia, si prova, si riprova fino a quando non una cosa non riesce bene. Quindi anche se non sapete tenere a mano una matita, ma avete passione e comunque l'impegno ci vuole in qualsiasi cosa si faccia, state ben certi che prima o poi sarete veramente soddisfatti. Io nei lunghi periodi di inattività, che magari non ho voglia, no? Perché capita, quando riprendo quasi quasi non mi ricordo niente, perché comunque bisogna ogni giorno fare qualcosa, perché comunque si perde la manualità. Devo dire che poi ti viene naturalmente. Io con la penna non ci lavoravo così ogni tanto, quando proprio eri a scuola, che anziché stare ad ascoltare le lezioni facevi altro, oppure ad esempio quando si parlava al telefono io scarabocchiavo questi post-it in continuazione, ma era proprio un consiglio dato dagli insegnanti, che ci dicevano appunto di fare linee rette quando è più vicine, in modo da allenare la mano, e ci dicevano per l'appunto che dovevamo essere noi a comandare il tratto, che significa che magari una volta ti viene non dritto come lo vorresti, ma lavorandoci. Quindi anche quando voi pensate di non star facendo niente, scarabocchiando solamente, invece state allenando la mano. Io ho un problema con le relazioni, Quindi, allora. Sì, ma io ho proprio una regola un po' brutta da dire. Ma è peggiore, Sì, allora, vabbè, dai, dilla prima. No, vabbè, di solito sono io che la devo spiegare, questa cosa, la dico prima io. Anche io. È assurdo. E sì, perché, insomma, il primo mito è quello della sincerità, almeno penso io, no? Poi iniziamo le bugie, le menzogne, io non lo sopporto. Anche per me è così. Ma io ho un po' un problema con i tradimenti. Non mi riesco. Si soffre troppo, non voglio più innamorarmi. E in un mese non succede. Sono lenta. Vabbè, perfetto. Oh, regola fondamentale, mai dormire insieme, altrimenti ci si affeziona. Assolutamente d'accordo. Oddio, scusi, è che Clio non aveva detto che veniva la donna di pulizia. Infatti. Sono la mamma. Ah, piacere signora. Fred. Vado a mettere una cosa, eh?
Perché sottilette sono le preferite dagli italiani? Anna e Giulio scelgono sottilette perché si sciolgono alla perfezione. Nonna Rita le sceglie perché il gusto unico di sottilette mette tutti d'accordo. E Marco sceglie sottilette perché le sceglie da sempre. Solo sottilette, sono sottilette. E per un perfetto American Burger anche a casa, sottilette burger con cheddar si sciolgono alla perfezione e danno un gusto so good. Provare subito. Quest'estate Sicilia o Sardegna, con i traghetti Jet2, la moto, la tenda, tutte le sue valigie e le charme Lux. E se prenoti entro il 30 aprile, hai uno sconto rinnovato fino al 30%. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Nuova Yaris Hybrid, oggi anche con motore da 130 da 19.950 euro per tutti, anche senza rottamazione. Scegli il vero ibrido Toyota. Prova Listerine. La placca batterica non sempre si vede. Lavoriamo un po' sull'altro viso. Efficace nel ridurre la placca rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Per un alito più fresco e una bocca sana, completa la tua routine con Listerine. Voyage Privé. Il tuo viaggio inizia qui. Noleggiare collocato è così semplice e veloce che posso entrare in logo. Locatorente.com e mi tira direttamente in parcheggio. Il dolore a volte può farti venire voglia di buttare la giornata nel cestino. Anna, tutto ok? Ho mal di testa. Puoi provare il brufen analgesico. Grazie al sale di lisina, permette un assorbimento rapido del principio attivo. Viene a pranzo? Certo, brufen analgesico mi ha aiutato. Brufen analgesico combatte rapidamente il mal di testa. Puoi provare anche brufen liga, in formulazione liquida pronta da bere. La sensazione magica di indossare vestiti. Naturalmente io vi consiglio di iniziare con cose più semplici. Allora, io ho iniziato col disegno dal vero, prendendo delle semplici composizioni, tipo una bottiglia, una frutta, un non iniziate subito con i ritratti, però vabbè, se volete provare in ogni caso, non male non va, perché comunque già l'osservare si impara già osservando. Allora. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenamen ActiFit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tela. Basta drammi per qualche goccia. Quel senso di pesantezza è perché il mio intestino è chiuso. Contro la stitichezza ho cercato la giusta... Avete i tratti, devono essere sicuri. Non avete paura di sbagliare, tanto in ogni caso nel disegno si aggiusta tutto. Mi sento più libera. Intestino chiuso, l'Equal Stick, la mia combinazione tra efficacia e delicatezza. Non fa niente se sbagliate una linea o un tratto. L'importante è comunque avere il tratto sicuro. Poi per far sì che risaltano i volumi, io scurisco sempre le linee che delimitano il viso. In questa maniera la figura esce di più. Ok. Vabbè, qua siamo proprio costretti perché comunque hanno queste cuffie. E niente, via. Ecco la soluzione per i geni e cattivi amori. Ma dai, c'è Fred. Fred Blue Active Blast Igenic. L'acqua più igienizzante in modo igienico. Per un bici fresco fino a 30 giorni. Agisce sui cattivi odori e con una sensazione di freschezza. È fresco. Fred Blue Active Blast Igenic. Con mille mix. Estratto sicuro. Poi di solito per i capelli sono un po'
Bisogna perderci un po' di tempo. E quindi continuo qua. Devo capire bene queste cuffie come... Che nella foto comunque è un po' così, non si vede. Come potete usare anche io qua, userò poi le tempere o gli acquarelli. Non so perché, ma questo motivo in testa di Rama 2023, non so. Forse perché la storia di questo ragazzo mi è un po' commosso, perché potrebbe essere la storia di tutti. Questo ragazzo ha perso la vita a 26 anni in un incidente stradale. Siamo solo noi quattro? No, ho invitato anche Maurizio. Che allegria! Poverino! Si è appena separato, aveva più corna lui di un cesto di lumache. Fa una pena, era l'unico a non saperlo. Vabbè, sono cose che succedono. Sì, però un uomo di quell'età ridotto come una meba. Sono qui. Ah, Maurizio, scusami, non ti avevo sentito entrare. No, figurati. Vi ho portato un regalino. Ho pensato a qualcosa che si sposasse bene col vostro salone. Grazie, non dovevi. Ho scolpito te, Irene. Ci sono stato sopra 302 ore. Molte di più che ha detto negli ultimi 5 anni. Ovviamente. Sì, io mi diletto d'arte, ma sono un umile direttore di banca. No, non fare il modesto. È il direttore della filiale centrale della BNL. Ah, vabbè, ma la banca mia. Oggi è proprio la giornata di coincidenza. Quale coincidenza? Devo scegliere il vino. Claudio, mi vuoi accompagnare? Vieni. Faccio vedere una cantina straordinaria. Gente di ghiaccio, dico, ma non ti vergogni di mentire così a mia figlia? Io sentivi male. E poi hai mentito sul dossier familiare, non si fa. No, mia moglie è un giudice e io non ho nessuna intenzione di metterla dentro questa storia per una questione di rispetto. Tu stai tradendo la madre della mia ragazza con una sciacquetta e mi parli di rispetto. Allora, attenzione, punto primo, Cinzia non è una sciacquetta, chiaro? Punto due. Tu sai cosa significa per una rigogliosa giungla tropicale a causa del cambiamento di clima ritrovarsi a diventare un deserto senza nessuna forma di vita?
No. No, no. Allora tu non sai un cazzo dalla mia vita sessuale, quindi non emettere giudizi, va bene? Cinzia mi trova bello, brillante. Impazzisce quando fa l'amore con me. Ma quando la ritrovo io una così, dai. Allora stammi a sentire a me, la tua vita sessuale non me ne frega niente. Per me il contratto è annullato, io voglio raccontare tutta la verità a Clio. Allora raccontagli anche che il padre è il tuo cliente, il più affezionato, va bene? Io intanto il weekend con Cinzia me lo faccio lo stesso, costi quello che costi. E va bene. Ti tengo la copertura, ma lo faccio solo per proteggere Clio, perché non voglio che sfasci la sua famiglia con i tuoi casini da dilettante. E sappi che non ti stimo. Me ne farò una ragione. E qui dove va? Ah, questo è Karat Parmalat. Mi piaceva così tanto l'anticorruzione. Da quando sono al Consiglio di Stato sono solo sommessa di scartoffie. Ma questo è lei, Maurizio? Ah sì, sì, questo sono io con mio figlio e la mia ex moglie. Suo figlio? Sì, Guglielmo, gli abbiamo dato il nome di mio papà. Ma è... no, dico è... Ah, è nero, sì, è nero, lo so, incredibile. Lei pensi che per due bianchi c'è una possibilità su 4.220.000 di avere un figlio nero? Ed è capitato a noi. C'è chi vince al supereroe e chi ha un figlio nero. Pensa che culo. E questo signore qua invece? Ah, lui è Gabè, il capovillaggio, troppo simpatico, una persona squisita. Lei pensa che andavamo lì ogni anno e lui era sempre presente, affezionatissimo a Guglielmo. E qui eravamo fidanzati, ci piaceva tanto ballare. E in un attimo fai 30 anni di matrimonio e adesso non c'è. Ha un importantissimo convegno a Rovigo, poverino. Ah. Oh, ma perché non ce ne andiamo niente questo weekend? Perché a Fermo mi si piace ovviamente. Figurati, io questo weekend sono pure impegnato. Cosa fai? Devo accompagnare un gruppo in Senegal. Ah, beh, allora vorrei dire che andremo con i nostri amati, no? Beh, sì. Non scherzare, Irene, il tradimento è orrendo. E in questa casa non è mai entrato, io lo so, perché ci sono sempre stato. Ai vostri 30 anni d'amore pulito, Alberto. Oh. A voi. Grazie, grazie. Grazie, Maurizio, grazie.